Buongiorno, miei amati contadini e contadine. Bentornati in un nuovo video con me. Oggi è il giorno delle ricompense. Fine derby, perché domani ci sarà un nuovo derby. Partiamo dal cinema, ricompense del cinema. Mi aspettavo di meglio. Qui penso di prendere un pacchettino, nessuno ce lo vieta. Giriamo la ruota della fortuna. No, ci speravo, speravo in un jackpot. Non è ancora detta l'ultima parola. Niente, niente, niente. Ma onestamente non è che me ne faccia molto. Ok, passiamo alle ricompense del derby. Derby terminato. Un altro progetto. Abbiamo un altro progetto. Sono curiosa, molto molto curiosa. Qui prendiamo, ma non saprei, zucchero. Qui prendiamo atti di acquisto. Qui le gemme perché non mi interessa altro. Qui prendiamo un permesso di espansione. Questo non mi ricordo come si chiama. Se qualcuno può dirmi il nome nei commenti, credo sia progetto di espansione o semplicemente progetto, non lo so. Allora, qui prendiamo, ma questo anche perché quel nanetto ce l'ho già, atti di acquisto ancora, un altro progetto e altre gemme. Ricompense richieste 9 su 9. Ok. Perfetto. Prossimi derby tra 22 ore, esattamente domani. Qui abbiamo la nostra amata Maggie. Bello, questo è bellino. Ma io direi che sono a posto così, non ho bisogno di cambiare nulla, anche se questo è molto carino. Se siete arrivati fin qui a questo punto del video, scrivetemi nei commenti se vi piace questo giallo a strisce o lascio questo in legno. Ok, possiamo andare avanti, raccogliamo un po' di prodotti, di quelli che sono riuscita a mettere in produzione. Vi ricordo, come potete notare, manca poco per il livello 78, finalmente. Ah, per chi comunque non avesse seguito la live ieri, ho cambiato totalmente disposizione. Diciamo che ho lasciato le cose più essenziali perché ho bisogno di cambiare disposizione, dato che dal momento che quella precedente non mi garbava per nulla. Ok, andiamo avanti. Raccogliamo i lingotti, i succhi, le marmellate, le cose dal banco insalate e così via. Poi vi metterò subito dopo, o magari qui al lato, non so, in qualche modo vi metterò una foto delle cose da preparare per il derby di domani e sinceramente preparerò qualcosa in modo tale da consegnare gli incarichi più facilmente, diciamo. Qui abbiamo piantine che crescono, vediamo se possiamo dar da mangiare. No, 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 bisogna raccogliere, bisogna raccogliere. Raccogliamo della pancetta. Sì. E svegliamo i nostri animaletti. Bisogna stare un po' dietro agli animaletti perché ho bisogno di più pancetta. Quella che ho non basta. Cerchiamo di farne di più. Prendiamo anche il latte. Perfetto,
Perfetto, prendiamo anche le uova, le poche uova che abbiamo a disposizione. Mi sa che non abbiamo prodotto abbastanza, infatti. Ok. Qui ritorniamo. Ma può bastare anche uno perché di quelli per capre, diciamo, abbondano sempre. Bisogna fare un po' di carotine, qualche carotina in più. Vorrei mettere altri cavallini se riesco, voglio totalmente mettere tutti praticamente. Però mi sa che bisogna andare avanti di barche per i buoni. Per rifare tutti i buoni che ho sprecato, diciamo. Perché ad un certo punto c'è stato uno spreco di buoni, però cerchiamo comunque di riprenderli tramite le consegne della barca. Qui ci sono tutti. Ok. Perfetto. Il cibo per capre, come ho detto prima, abbonda sempre, sempre. Ok. Se avete bisogno di consigli o aiuti sul derby, scrivetemi nei commenti e vi aiuterò. Ecco, mi fa gola quei punti esperienza. Mando assolutamente. Questo no. Questo no, mi dispiace. Anche loro purtroppo no. Ma questo onestamente non è che mi faccia poi così tanto male, se che posso mandarlo via. Ok. Davvero? No, non ci credo. C'è l'evento? Ganzo. No, mi dispiace, tornate con qualche altra richiesta perché io queste qui le voglio piantare. Ma sì, dai, va bene così. Ci facciamo qualche monetina in più. Ok, passiamo in città. Mirko ha preso i miei cittadini. Ok, adesso arrivano quelli che chiedono più cose, ma questi diciamo sono pronti per il derby. Tutti quelli che arriveranno li manderò via, sostanzialmente. Svegliamo anche loro. E poi vorrei capire a che punto sono con i puzzle. 27 su 36 per la prossima giraffina gialla. Poco, abbiamo poco. Dovrei impegnarmi di più. Allora, mandiamo via tutti perché mi scoccia. Per il momento mi scoccia, diciamo, servirli tutti, ecco. Bisogna prenderne un po' in giro. No, lui l'abbiamo preso. Ah, ok, perfetto. Li abbiamo presi tutti. Ah, giusto, qui abbiamo il progetto. Intanto facciamo scendere i visitatori. I miei simpatici amici visitatori. Adoro, cioè io adoro questi versi. Che poi il motivo di fare questi versi, io ancora non l'ho capito. Però
Allora, abbiamo bisogno di una cioccolata calda. Poi andiamo avanti. Spiedino di aragosta che non abbiamo. Andiamo avanti ancora. Giusto, ci sono appena stata. Negozio di souvenir. Abbiamo bisogno di i gambali da cowboy. Li faremo. Centro benessere, insalatina perché si mantiene in forma. Pappano con gusto, devo dire. Ma lui non può andare a fare spesa altrove? No. Ok, perfetto, abbiamo servito quasi tutti. Poi mi baserò su queste richieste qua. Intanto vediamo se possiamo mettere in coda una cioccolata calda. La cioccolata calda viene fatta qui. Sì, esatto, al chiosco. No, perché non abbiamo cacao. Ok, lo procurerò in qualche modo. Poi, gambale da cowboy. Mi sa che quello possiamo produrlo tranquillamente. Sta a vedere, eh? No, scherzavo. Bisogna raccogliere il cotone. Niente, non posso preparare nulla. Almeno uno spiedino di aragosta che va fatto qua, se non erro. Sì, l'ho appena superato. Ok, questo ce l'abbiamo. Raccogliamo tutto quanto, tutto, tutto, tutto. Ok, perfetto. Boia. Io glielo do soltanto perché mi gasa molto questo evento. Però recuperiamo subito tutto quello che abbiamo perso. Facciamo anche di bianco e poi in coda anche questo, anche se comunque non è che manchi. Bisogna però mettere in coda altro cotone perché non basta. Il cotone non basta. Ne metto una ventina circa. Facciamo un tessuto di cotone, anche due. E mettiamo l'ultima. Ok, perfetto. Ok, per il video di oggi è tutto. Se avete bisogno di consigli, suggerimenti o qualsiasi altra cosa, scrivetemi nei commenti, vi leggerò, vi risponderò. E grazie per aver seguito il video. Continuate a supportarmi perché lo apprezzo molto. Un abbraccione, ci vediamo al prossimo video.